Rybakov alle spalle proprio di Daniele Meucci. Eccolo Daniele, che poi farà la maratona, non oggi ovviamente, 24 per questa finale. E poi c'è la nostra conoscenza Sergei Lebid, visto qua un po' a sorpresa. Lebid che va oramai per i quasi 40 anni. Ci sono 30... keniani mascherati da turchi, Alikaya e Polat Kemboi Arikan, e qualcosa possono dire. In tutto questo Mohamed farà, che farà? Intanto fa come al solito, si mette in coda. È una, nelle gare lente o quando è il favorito, se ne sta ultimo tranquillo e poi comincia a risalire pian piano il gruppo, e qui è 24esimo e neanche proprio attaccato all'ultimo. Se ne fossero altri due sarebbe 26esimo, se ne fosse, altri... li lascerebbe davanti. Sì che è lunga la fila da rimontare, è lunga la fila da rimontare. Meucci è a centro gruppo insieme alla Rosa, passaggio anche qui 1.10, si sta correndo a 2.55 al chilometro, niente di che. Tanto a proposito di gare lunghe e di maratone, la due giorni del Decathlon è arrivata all'ottava tappa, ottava e mezzo diciamo, perché il primo gruppo nel giavellotto si è già svolto, settimo, poi Alexei Kasianov, ottavo, Daniele Meucci davanti. 2.22 agli 800. Sorprendente che sia davanti lui? Beh, probabilmente ha visto che, come avevo detto, lui la gara migliore per Daniele credo che sia una gara di medio livello, cioè tirata abbastanza. Ha capito che nessuno voleva prendere l'iniziativa, allora ha deciso di prenderla lui. Infatti Mo Farah comincia a risalire qualche posizione, perché comunque Meucci è sempre un atleta da tenere in considerazione. Passaggio 2.55, niente di che comunque. Intanto Rico Freimuth ha lanciato a 62 metri. E 62.27 ed è balzato in terza posizione complessiva nella Decathlon. Daniele Meucci sta cominciando, qui Stefano La Rosa sta cominciando a spingere, viene marcato dai vari africani che gareggiano per le nazioni europee. Qui come sono campionati d'Europa, che c'entra? Passare questo giro 65, qui ha sicuramente ha incrementato decisamente e Mo Farah rinsalito. Avanti un altro, dice a Polat Kemboi Arikan, il campione in carica batté Daniele Meucci, ma Arikan sembra non raccogliere l'invito. Poi c'è anche il giovane Alikaya, capace di vincere due titoli l'anno scorso ai campionati d'Europa Juniores a Rieti. Fila sempre allungata, Polat Kemboi Arikan ha un po' calato, ma adesso arriva Mo Farah. Tanto giunge voce che potrebbe esserci Usain Bolt, e qualcuno dirà che gara fa? No, sono campionati d'Europa, ma dovrebbe essere allo stadio a vedere le gare. Ecco, hai visto? Il manager conferma. 4.18 i primi ai 1500 metri, quindi sicuramente il ritmo è aumentato. Adesso c'è invece un'accelerazione al comando della gara. Vedi che Mo Farah lascia sempre fare agli altri, interviene solo in situazioni di pericolo effettivo. Questa per lui non è una situazione di pericolo effettivo. Uno dei primi tre posti per Mo Farah, e farà storia in questo caso perché sarà il quinto posto sul podio individuale. Nessuno mai ci è arrivato, sono arrivati sei medaglie per alcuni atleti fra cui Pietro Mennea, ma con la complicità delle staffette. Arikan e Kaya, nel mezzo Mo Farah e Daniele Meucci, poi c'è Bouabdel Lahtari, detto Bob, fila abbastanza allungata, nella metà della quale, anche un po' più verso il fondo, c'è Stefano La Rosa, nella metà c'è Sergei Lebid. Secondo chilometro 5.42, quindi ritmo... C'è chi prende la strada degli spogliatoi già. C'è anche chi prende la strada degli spogliatoi. Vigars, l'olandese. Tom Vigars, uomo da 28 e mezzo. La Rosa è un po' più arretrato, intorno a
alla quindicesima posizione, soprattutto il gruppo allungato, si procede con delle accelerazioni, delle accelerazioni che possono far male. Adesso c'è un altro attacco deciso. Polatken Boy Arikan, Polken Boy, detto alla keniana con il suo nome d'origine. E questi ci danno dentro perché di solito hanno anche piuttosto premi importanti a vincere a livello nazionale, quindi una spinta decisamente in più, ha preso qualche metro, si è messo a correre a ritmi importanti, mo farà... Marcato da Meucci e poi c'è Alikaya, Rybakov poco più dietro, viene su intanto da dietro Stefano La Rosa che prende la scia di Sergei Lebid, che ha perso... Gara divisa in tre tronconi, il primo Alikan e poi il gruppo di Mofarà e poi l'altro gruppo. E scappa via Polatken Boy Arikan, anche perché Mofarà gioca un po' al gatto col topo. Meucci giustamente gli ha detto: se vuoi vincere vallo a prendere tu. Sembra ciclismo, ma adesso va lui. Va lui. Daniele Meucci. E vedi, è già diventata una gara molto diversa da quella femminile, molto, molto a strappico, si sono già isolati al comando. E anche con delle varianti tattiche. Esatto. Ognuno deve anche capire se è il momento di muoversi, se è meglio lasciar fare agli altri. Se valga la pena. Se valga la pena. Adesso 2800 metri quasi di gara, vediamo. Gruppetto guidato da Meucci con... Si allarga Meucci, ma Mofara fa finta di niente. Davanti c'è... Polatken Boy Arikan, non si può pensare che il quarto Alikaya vada a riprenderlo. Poi c'è Boabdallahtari e poi c'è il gruppo La Rosa, chiamiamolo il gruppo La Rosa e il gruppo Meucci perché sono i due azzurri, sono in testa, tirano i rispettivi gruppi. C'è Yevgeny Rybakov, Anatoly Yevgeny, due gemelli, questo è Yevgeny. È sempre una situazione, Franco, da gara ciclistica quasi, a gruppetti, quasi da gara su pista. L'individuale a punti, 3000 metri, o la Madison, 8,25, 2,45 questo chilometro, 4-5 secondi il vantaggio e Meucci non chiude, allora adesso provano gli altri. Va davanti Alikaya, non credo sia immaginabile che riduca lui lo svantaggio. Comunque è una gara più delicata di quello che sembrava per Meucci. Polatken Boy Arikan guadagna spazio. Sornione Tari, che cerca di prendere, visto che parlavamo di ciclismo, le ruote giuste. C'è anche Bashir Abdi, belga, anche lui di origine somala come Mohamed Farah. La Rosa è venuto avanti dal secondo gruppo, sta cercando di... un po' in ritardo per provare a ricucire con il gruppo di testa. Situazione... comunque bella gara, divertente. Bella gara. Infatti la Rosa infatti non riesce a chiudere e rischi di fare della fatica inutile, il gruppo si ricompatta, il secondo gruppo, mentre c'è una decisa accelerazione del gruppo di Meucci che sembra aver ridotto di qualcosa. E tra l'altro tirato dall'altro turco, anche lui di origine keniana, Alikaya, quarta posizione, terza del gruppetto per Meucci. Poi c'è Bashir della gara, perché se ti non puoi farti tagliare fuori con i 4-5 migliori che scappano via, dopo non rientri più. Polatken Boy Arikan, Turchia, perde terreno Mandur, Yassin Mandur, però si è rimesso dentro il gruppo invece. Polatken Boy Arikan, Turchia, Alikaya, Turchia, 11-17 il passaggio ai 4000 metri. Mo Farah, Gran Bretagna, e poi Bashir Abdi, Boabdellahtari e Daniele Meucci dietro al francese. Il francese si allarga dietro al belga. Fuga conclusa ai 4200 metri, il gruppo si ricompatta, meno di metà gara, due turchi davanti. Mo Farah è arrivato in Inghilterra da piccolo, adesso si rimette lì Meucci, nel mezzo, sì. Daniele Meucci aveva avuto quel sussulto, quel piccolo scarto che non avevo ben identificato, temevamo in qualcosa.
di peggio. Dopo i primi, l'ulteriore gruppo, intanto si parlano i due keniani turchi. Eh sì. Vai tu, vado io, facciamo cosa? Intanto Arikan, Kaya, Meucci si fa vedere dalle parti di Mofara. Vedi che continuano questi strappi, passaggio a metà gara, Frank, 14.09, quindi ma probabilmente si finirà sotto i 28 minuti. Si riporta sotto anche Yevgeny Rybakov, davanti a lui c'è Andy Vernon, l'altro britannico. Bisogna essere molto lucidi, rispondere sempre con l'arma della progressione a queste stilettate. È arrivata la misura di Malaika Mihambo, 1,01 m di vento. Tutte le immagini, stavo per dire le immagini immaginabili, tutte le riprese immaginabili. Nelle Miucci che stringe i denti. E adesso Mohamed Farah, Bashir Abdi. E qui c'è stata un'accelerazione decisa, molto decisa. È un po' di tempo che non si vedevano gare con cambi di velocità. Questo adesso Meucci deve fa fatica. Deve stringere i denti, perché bisogna vedere quanto sarà lungo questo attacco. Andrew Vernon che si mette in scia del connazionale. Adesso si compattano, sono in sette. Ha perso terreno Yevgeny Rybakov. Bouabdellah Tari in coda a questo gruppo. Sornione capace della stoccata. Sì, un il somalo naturalizzato inglese, l'eroe di Londra. 5.000, 10.000 vinti. Situazione che sembra cristallizzata con i due turchi che sono loro a condizionare con i loro lunghi la gara. Mofara aspetta solo di piazzare la volata, e Sornioni, Vernon e Bouabdellah Tari in fondo al gruppo lasciano un po' fare. E mentre ci stiamo avvicinando a uno dei momenti cruciali, 7.000 metri, adesso vediamo il passaggio, sarà sotto i 20 minuti, 19.54, passaggio in 2.53, scarso. Scarso. Quindi niente. Scarso il 2.53, non scarso il 1000. Si va a strappi e questo può lasciare il segno. Andrew dalla coda, Andrew Vernon, Gran Bretagna. Con Bouabdellah Tari, Francia, Daniele Meucci, Italia, Bashir Abdi, Belgio. E questa è una pacchia anche per Bouabdellah Tari, se si continua così, sì. Perché è un uomo da 3.33, 3.34, se continuano a correre a 2.53, 2.54, allora alla fine può lottare per le medaglie. Arikan, Polatken Boy Arikan, e adesso arriva. Adesso si sono letteralmente fermati. Mohamed Farah va davanti lui. Poi due turchi keniani. Non è detto che vada davanti ad accelerare, magari vada davanti a rallentare. Ma va davanti a scherzare. Meucci all'esterno, deve avere le idee lucide, Daniele, capire cosa è meglio fare in questo tipo di situazione. Daniele Meucci. Anche se io mi aspetto un altro attacco dei turchi prima di arrivare alla stretta finale degli ultimi 500-600 metri. Molto vicini adesso tutti e sette. Due della Gran Bretagna, due della Turchia. Un francese, un belga e un italiano. Lancio nullo per Maier, che è sesto in classifica generale del Decathlon dopo 9 prove. Questa viene già conteggiata. E ha un ritardo sul primo di 130 punti. Sono tutti molto vicini. Kravchenko ha allungato dopo il salto con l'asta giavellotto. Nel giavellotto 62-59 ha già concluso il suo turno. E qui c'è Mo Farah, Ali Kaya, Polatken Boy Arikan. Sono i due campioni in carica. Uno dei 5.000 va a Meucci ora. Va a Meucci perché ha capito che se non andava rischiava di essere di cadere in una trappola da cui poteva non venire fuori, quindi ha deciso di giocarsi le sue carte in maniera diversa. Non so se è una buona idea. Meucci viene, rimane comunque esterno, cioè ma è andato davanti, ma qui l'attacco di Bashir Abdi. Bashir che finora era stato coperto
si è messo lui davanti ad allungare la fila, e come nelle altre occasioni Meucci è finito in coda. Settimo però... Meucci in questo gruppo di sette, nel mezzo c'è Yevgeny Rybakov. Rybakov sta per essere preso dal gruppo di due, dal tandem tirato da Stefano La Rosa. Molto attivo Stefano La Rosa, in lotta presumibilmente per l'ottavo posto. Bashir Abdi, Belgio, Mohamed Farah, Gran Bretagna, Turchia, Francia, Italia, Gran Bretagna anche con Vernon. Non c'è però l'attacco, quello decisivo, quando stiamo per arrivare agli ultimi 1500 metri di gara. La Rosa va in caccia dell'ottavo posto, cioè va a caccia di Rybakov, e probabilmente riuscirà a prenderlo, perché ecco Mohamed Farah. Partito Mohamed Farah. Replica dei due turchi, mentre Loïs Lezer, la francese, si è messa al secondo posto a pari merito con Volga Sudarieva, la bielorussa. 6.65 per entrambe. Vernon prova a reagire, si porta più avanti. Daniele Meucci sembra far fatica, ma poi si riaggancia. Sì, ma non c'è ancora stato il vero attacco. Alam. Sono delle cosiddette le banderillas, cioè delle punture di spillo per vedere come stanno. No, le banderillas fanno più male delle punture di spillo, a dire il vero. Mohamed Farah, i due turchi, Vernon, Meucci, Bouabdellahtari sembra fare un po' più di fatica. Sembra 1150 metri all'arrivo. Meucci è sempre nel gruppo di testa, che però è molto più folto di quello che si poteva pensare alla vigilia. Mohamed Farah, i due turchi, Vernon perde un po' di terreno, Bouabdellahtari. Questa è una buona notizia sia per Meucci che per gli altri, che 25 e 36. Portare in carrozza Tari è un pericolo per chiunque. Sono in 6 più 1 al momento. Ali Kaya, Mohamed Farah, Arikan, Vernon, Abdi, Meucci. E poi Tari. 900 metri alla conclusione. Penso che Tari sia abbastanza... La gara non è ancora esplosa. 26 e 10, 800 metri. Ha perso terreno Bouabdellahtari. 800 metri al traguardo. Mohamed Farah, Ali Kaya, Arikan, Vernon. I turchi marcano strettamente Mofarà, perché chiaro sono, che lui... ricordo, keniani mascherati da turchi. In realtà hanno preso cittadinanza e passaporto. È più facile prendere cittadinanza e passaporto in Turchia che non in altre nazioni europee. Sesta piazza per Daniele Meucci. Adesso comincia la grande progressione, ultimi 600 metri, 26 e 42. E qui ci si gioca molto. Bashir Abdi, il belga, davanti a Daniele Meucci, che è sesto in questo gruppo di sei. Andrew Vernon prova a chiudere sotto, perché sa che adesso la gara esploderà. 500 metri, 27 minuti circa. 500 metri vanno. Mohamed Farah, il logico favoritissimo. Difficoltà Daniele Meucci, Vernon che prova a giocarsi una doppietta ipotetica. Keniani turchi, perde terreno in modo decisivo ormai Daniele Meucci, gli altri vanno, scappano via. Deve fare giro esterno Andrew Vernon, perché i doppiati si sono messi nel mezzo, ma rimane comunque competitivo. Gran Bretagna, Turchia, Turchia, Gran Bretagna, Belgio. Meucci è sesto e staccato. Marcatissimo Mo Farah. Marcato strettissimo Mohamed Farah, con Ali Kaya e Paul Arikan. Poi Andrew Vernon, perde terreno Bashir Abdi, l'ha già perso Meucci, che mantiene la sesta piazza, lontano Bouabdellahtari. Grandissimo Vernon, che torna sotto. Vernon va a scavalcare Arikan. Attenzione ad Ali Kaya, il più giovane dei due, il campione d'Europa Juniores. Più fatica del previsto per Mo Farah, vogliono la doppietta, e doppietta sul podio c'è, ma attenzione che Ali Kaya mette ancora in difficoltà Mohamed Farah. Doppietta britannica, forse sì, primo secondo Mohamed Farah, primo, il secondo posto di Andrew Vernon, il terzo di Ali Kaya, il quarto di Paul Arikan, il quinto di Bashir Abdi, il sesto di Daniele Meucci, il settimo del francese Bouabdellahtari.
e adesso Stefano La Rosa sta giocandosi la volata per l'ottavo posto, ed è ottavo, è andato a scavalcare Yevgeny Rybakov. Muen che è forte in volata, ma Stefano lo è altrettanto. Bella gara per Stefano La Rosa. La gara si è conclusa con 28-08. La Rosa arriva ottavo e riesce a precedere Muen. Sesto e ottavo, i due azzurri. Daniele Meucci e Stefano La Rosa. Daniele Meucci incartato perché lui ha un'altra cosa da compiere. Sì, 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 oggi era un passaggio. È vero che un europeo non deve essere un passaggio, però mi sono allenato bene, mi ero allenato bene anche per i 10.000, quindi ci ho provato. E poi, chiaro, preparando la maratona agli ultimi 300 metri, sono quelli che sono. Aspetta un attimo, Daniele. Stefano, La Rosa, ottavo posto che ti sei andato proprio a cercare. Sì, io ho fatto la mia gara, mi sono preparato bene per questo appuntamento. Ringrazio appunto la federazione che mi ha dato la possibilità anche di fare un'altura proprio prima degli europei, quindi stasera ho dato tutto quello che potevo e spero di aver fatto una bella gara. Aspettavate, non ti aspettavi una gara così? Ma sapevo che comunque si organizzavano, a un certo punto avrebbero tirato, però sì, questo mi aspettavo. Daniele, per quel che riguarda la maratona, appunto, sappiamo, l'hai voluto te, ce l'ha spiegato il direttore tecnico Massimo Magnani, hai deciso tu di rompere il ghiaccio con questi 10.000. Sì, 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 perché comunque la maratona non l'ho preparata da maratoneta, essendo la mia, diciamo, seconda maratona. È partito un progetto dall'anno scorso, infatti ho fatto la maratona di New York, che doveva portarmi avanti a fare anche questa maratona e poi proseguire. È chiaro che non è un punto di arrivo, è un passaggio e non nessuno si aspetti chissà cosa, perché comunque una seconda maratona e non ho l'esperienza dei maratoneti di che ne hanno fatte tante. Quindi mette le mani avanti, Meucci. Sì, metto le mani avanti, poi la strada parlerà. Ma te l'aspetti, l'hai visto il percorso? È un percorso duro, infatti mi sono allenato un mese a St. Moritz facendo tante salite e discese, perché è un percorso con una bella salita di 2 km, quindi sarà una maratona particolare. Ti lascio andare, fa molto freddo. Un ringraziamento al mio maresciallo e al gruppo sportivo dei Carabinieri e alla mia famiglia che mi sta sempre vicino, e le volevo ringraziare, grazie. Grazie a voi ragazzi, ciao.